Oggi foglie bellissime per decorare la vostra casa. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ultimamente mi sono concentrata su tutorial dal pollice verde, ma ci sono anche le persone che, come me, fino a qualche tempo fa, il pollice credono di averlo nero. Ma arriva Ombretta in vostro soccorso dopo anni e anni di allenamento? So bene che frustrazione c'è ad avere una casa a spoglia. E allora arricchiamole con un sentore di verde che verde non è, con la nostra creatività. E quella è sempre verde. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere le foglie decorative, come si fanno e quanto belle sono. Ed ecco l'occorrente per le mie foglie di carta bellissime di grande arredo. Della carta pacchi, la trovate in rulli in tutti i negozi che vendono colori per ferramenta oppure in tutte le cartolerie. Un rullo costa 7 euro circa, uno spiedo, un paio di forbici e della colla. Va bene anche la colla a caldo. Iniziamo subito. Come prima cosa srotolo un po' di carta e la piego in due e ricavo un triangolo. Ora vi faccio vedere come. Più grande sarà il triangolo che facciamo, più grande verrà la nostra foglia. Quindi regolatevi a seconda delle dimensioni che volete. Prendo la misura che voglio, quindi così, e piego e creo così il mio triangolo. Voilà, facendo in questo modo non avrò bisogno di righello per tracciare le righe dritte, ma verranno automaticamente. Quindi ritaglio il mio bellissimo triangolo. Tolgo questo pezzo e da questa che mi è rimasta traccio così una bella striscia di carta e tiro via una striscia di carta lunga quanto l'altezza del mio rotolo, quindi nel mio caso 80 centimetri. A questo punto apro il triangolo e comincio a piegare la mia carta a fisarmonica, quindi piego circa un centimetro da una parte e schiaccio benissimo, quindi giro il triangolo e piego la stessa porzione dall'altra parte in modo appunto che venga una grande fisarmonica di carta. Questo lavoro lo faccio per tutta la lunghezza del triangolo. E voilà, arrivati alla fine, piegate così la vostra carta pressata in maniera tale che i due lembi centrali si incontrino perfettamente e schiacciate. Avete già capito, vero? Che tipo di foglia verrà? Beh, bellissima. Mettiamola da parte perché non voglio rovinare l'effetto sorpresa. Prendiamo adesso la nostra striscia di carta e partendo da un angolo, aiutandoci con lo spiedo, creiamo il gambo della nostra foglia semplicemente arrotolando la carta così in obliquo e usando appunto lo spiedo per far iniziare la forma, che poi, come vedete, verrà automaticamente. Possiamo anche togliere il gambo, girando si formerà questa sorta di bacchetta di carta che noi fisseremo alla fine così con un punto di colla. Voilà, chiusa la bacchetta la schiacciamo leggermente così. Mettiamo della colla sul finire della bacchetta negli ultimi 3 centimetri così
incolliamoli. Alla nostra foglia, quindi bagniamo uno dei lembi di carta al centro della foglia, la pieghiamo facendo combaciare le due parti centrali, voilà, e la chiudiamo. Aspettiamo 1, 2, 3 secondi e voilà! La nostra foglia è bella e pronta per essere esposta in uno dei vasi più belli della nostra casa. Guardate che belle le nostre fogliolone, una e due. Una da sola fa un effetto semplice, ma due, tre, un'intera composizione, una volta asciutte, apritele ben bene e sistematele nei vasi, vedrete che bell'effetto faranno. Molto molto eleganti, semplici, non impegnative, ma di gran classe. Un elemento low cost per arricchire una casa. E noi ci vediamo subito dopo le foto. Ciao! Visto che belle le nostre foglie decorative, sono davvero stupende, arricchiscono ogni angolo della casa, così finalmente avrete risolto il problema del non saper o non poter coltivare delle piante in casa. In più sono utilissime per tutti quegli angoli bui della casa che anche noi col pollice verde vediamo un po' spogli, quegli angoli privi di quel quid che vogliamo arricchire con pochi soldi e molta fantasia. Bene, allora riproducete tantissime foglie con qualunque carta voi vogliate e dopodiché taggatemi su Instagram, su Facebook, sempre come Arte per te, pennello bianco su fondo rosso. Io vi aspetto su tutti i miei social, appunto Instagram, Facebook, ma soprattutto Due Cuori Una Cappa, il mio canale di cucina, e Ombretta, il mio canale di lifestyle. Ma naturalmente vi aspetto sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao!